oggi parliamo della Giulietta del 55, Giulietta Spinetta. Praticamente parliamo direttamente del muso che abbiamo rifatto davanti. Allora, abbiamo dovuto rifare tutte queste parti qua che sono convogliatore d'aria che va dentro, paratie che vanno sempre all'interno, di qua e di qua. Quindi abbiamo ricostruito queste due cose e questo qua. Poi abbiamo fatto questa parte sotto, dove ho appoggiato il crick perché era marcia, e anche questa parte superiore che era tutta marcia, e i cerchi fari tutti e due. Poi dovevamo costruire la parte anteriore, che è questa parte anteriore, che va ovviamente girata a quest'altro verso. Questa parte anteriore è fatta in 8 pezzi, praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altrimenti non è che abbiamo lo stampo, insomma, abbiamo dovuto fare un pezzo alla volta per poter fare il muso come era originale. Considerate che il sotto non esisteva proprio perché era tutto marcio, non c'era, c'era soltanto la parte superiore, quindi sotto siamo dovuti andare alla ricerca di un altro muso per fare le sagome. Poi sapete già come facciamo le sagome, con la carta e con le calamite. Si fanno le sagome e poi qui si prende la lamiera e si modella. Quindi adesso, dopo aver fatto tutto, andiamo ad inserire il muso. Vedete come si inserisce bene? Ora rimane soltanto da saldare i lati, saldare tutto quanto. Qui già è stata protetta interna, ci sono stati già dati sigillanti e fonde ossidico, ovviamente, tutto quanto. Quindi ora passiamo alla saldatura e poi vedremo alla fine tutto il resto. Se volete vedere le fasi di lavorazione di tutte le lamiere, andate sulla mia pagina Facebook Autorestauratori e non solo, cioè restauratori di auto e non solo. Quindi andate là e vedrete tutte quante le fasi di lavorazione.